Cari amici che seguite queste lezioni dall'Aula Magna dell'Università per Stranieri di Perugia, oggi invasa dal sole, sono bellissimi segnali di primavera, avete ascoltato e cantato con me probabilmente l'inizio della Sinfonia dei Vespri Siciliani di Giuseppe Verdi. Qui vedete un libricino, piccoli libricini di antiquariato che se li tocchi poi si rompono per quanto la carta è vecchia. E si tratta di una allocuzione che Giuseppe Mazzini indirizzò ai siciliani, ai palermitani in particolare, il 12 febbraio 1848, quando ci fu la insurrezione dei siciliani contro i Borboni. Fu una insurrezione sanguinosissima, che fu domata veramente con ferocia dal famoso re Bomba, che come sapete si meritò questo appellativo praticamente bombardando la città di Messina, piena di civili, oltre che di insorti. Sono pagine veramente tristi della nostra storia, ma Giuseppe Mazzini si indirizza ai siciliani con questo piccolo libello, sono 6 paginette. In sostanza, qui vedete poi i Vespri Siciliani, stiamo parlando dell'opera di Verdi, ma io voglio fare riferimento a Mazzini perché questa musica è talmente carica di forza insurrezionale che vale quanto un discorso di Rossini. Adesso lo sentirete quando ci sarà la musica della cosiddetta rivolta dei Vespri. Cosa chiede Mazzini ai siciliani? Tanto segnala all'Europa, al mondo e alla storia che i siciliani nel 48 sono i primi a ribellarsi ai regimi assolutisti, quindi il là del famoso 48, facciamo un 48 si dice ancora oggi, nasce proprio da Palermo. Oh siciliani, voi siete grandi, voi avete in pochi giorni fatto più assai per l'Italia, patria nostra comune, che non tutti noi con 2 anni di agitazione, di concitamento generoso nel fine, ma incerto e diplomatizzante nei modi. Avete fatto più voi che noi con tante chiacchiere, questo è il seme di questo discorso. Avete esaurito le vie di pace, inteso la santità della guerra che si combatte per le facoltà incancellabili dell'uomo
e del cittadino. Avete, in un momento solenne di ispirazione, tolto consiglio dalla vostra coscienza e da Dio, tolto nel senso ottocentesco, avete preso consiglio dalla vostra coscienza e da Dio, decretato che sareste liberi. Avete combattuto, vinto e serbato la moderazione dei forti nella vittoria. Ricordiamoci che i siciliani organizzarono un Parlamento, si dettero una Costituzione sul modello di quello albertino, armarono un esercito per prepararsi alla controffensiva dei napoletani che, vi ripeto, non si fece attendere e fu un macello fino alla metà del 1849 quando con le sue cannonate il Borbone ripristinò il suo assolutismo, costringendo all'esilio non poche persone, tra cui Michele Amari, l'autore di questo bellissimo libro sui Vespri siciliani, che è un libro storico. Giuseppe Verdi, 1855, Grand Opéra di Parigi, Le Vepre Sicilienne, in francese, la traduzione italiana verrà dopo. Questo. Questa è la vergogna dei siciliani che non hanno il coraggio nel 1282 di ribellarsi ai soprusi degli Angioini, ai soprusi del presidio francese che sta occupando tutto il meridione. Il rossore mi coprì, ve lo accenderò dopo quando ci arriveremo, e la meravigliosa aria di Elena, aria di esordio. L'aria di esordio di Elena. Elena è una principessa sveva, ricordiamoci che il sud Italia era stato svevo prima di essere angioino. Manfredi, Corradino decapitato nel 1268. Lei è la sorella di uno svevo decapitato, quindi è una specie di ostaggio nella corte di Carlo d'Angiò, un ostaggio tollerato, ma pur sempre una donna vinta e quindi i francesi, per scherno, per maschilismo anche, vogliamo dire oggi con un termine moderno, le chiedono canta per noi, canta, facci felici perché hai una bella voce, sei una bella donna. Povera donna. Allora, andiamo avanti con la sinfonia, ma prima di farvi sentire la rivolta vorrei accennarvi una lettura di questo libro che è veramente affascinante, si legge con una certa fatica perché è un libro scritto in un linguaggio del 1800, non è fluido come Manzoni, è un po' legnoso. I siciliani maledissero e sopportarono infino a primavera del 1282. Negli appresti di guerra in Spagna si vedevano forniti, né in Sicilia, se alcuno era che li sapesse, poteva aver luogo a prossime speranze. Stavano sul collo al popolo gli smisurati armamenti di Re Carlo contro Costantinopoli. L'isola imbrigliavano da 42 castelli regi, posti o luoghi fortissimi, o nelle città maggiori o più numerose che ne tenevano i feudatari francesi, raccolti in su quell'armi gli stanziali, pronti a regnarsi a ogni cenno le milizie baronali che erano in parte di sofferenti stranieri. Stiamo parlando di uno stato d'assedio, praticamente i baroni siciliani non vedrebbero l'ora di un segnale da qualcuno. La Pasqua di Resurrezione fu amarissima per nuovi oltraggi in Palermo, capitale antica di regno che gli stranieri odiarono sopra ogni altra città come più ingiuriata e più forte. I suoi ufficiali, di Carlo d'Angiò, degni del giustiziere e del principe, testé erano sciolti a nuova stretta di rapine e di violenza, ma il popolo sopportava. Ecco. Il popolo vede questi soprusi, questa offesa, questa donna, sopporta fin quando? Fin quando? Il martedì appresso, la Pasqua, cadde esso il 31 marzo 1282, con una festa che si celebrò nella chiesa di Santo Spirito.
Allora brutto oltraggio a libertà fu principio. Il popolo stancossi di sopportare del memorabile evento. Ora narreremo quanto gli storici più degni di fede ne hanno tramato. Guardate che Michele Amari è uno storico professionale, non sta facendo un romanzo. Qui si parla di danze, si sta ballando, è una festa, la Pasqua è stata celebrata. Con l'usato piglio venivano gli stranieri a mantenere, dicevano essi, la pace. A ciò mischiavansi nelle brigate, entravano nelle danze, abbordavano domesticamente le donne. In questo una giovane di rara bellezza, di nobile portamento, con lo sposo, con i congiunti, si avviava al tempio. Drouet, un francese, per onta o licenza, a lei si fa come a richiedere delle armi nascoste e le die di piglio, le cerca nel petto. Svenne la donna cadendo in braccio allo sposo. Lo sposo, soffocato di rabbia, o muoiono, urlò, muoiono una volta questi francesi. Ed ecco che dalla folla s'avventa un giovane, afferra Drouet, lo disarma, lo trafigge, e il medesimo viene ucciso al momento, restando ignoto il suo nome. I forti esempi, più che a ragione o a parole, i popoli infiammano. Si destarono quegli schiavi dal lungo selvaggio. Muoiano, muoiano i francesi. La forza del popolo spiegossi e soperchiò. Breve indi la zuffa, grossa la strage dei nostri, ma erano 200 i francesi, ne caddero 200. Ecco, Verdi. Brevissima questa rivolta, che sarà quella che chiuderà l'opera. Nella realtà la rivoluzione durò fino a 1302 con la pace di Caltabellotta. Fu una pace parziale perché, cambiate le dinastie, cambiati i sovrani, la guerra continuò per quasi un secolo. Ne parla anche Dante Alighieri, che aveva rapporto con Carlo d'Angiò, detto Martello, che era stato anche re di Ungheria e che lui aveva incontrato. Sicuramente a Firenze, e lo colloca nel paradiso, come sapete. Vogliamo raccontare un po' questa storia di Giuseppe Verdi. Abbiamo visto Elena, prigioniera sveva. Non abbiamo visto, non lo vedremo perché non abbiamo certo tempo, ci vorrebbe poi un bellissimo tenore, come Fabio Armiliato. Non abbiamo visto Arrigo, il tenore, un siciliano di nascita incerta, cioè lui non sa di chi essere figlio, ha avuto una madre, ma non sa chi è il padre, e se lo sapesse non sarebbe felice, perché è Guido di Montfort, suo padre, il governatore francese, quindi un nemico. Questo Guido di Montfort, attraverso una rievocazione dentro l'opera, le solite lettere che si trovano dove c'è scritto tutto, il pregresso, oggi che non abbiamo le lettere bisognerebbe avere i telefonini, come facciamo a ricostruire un'opera con un telefonino, vedremo. Ma non ci saranno più le opere, non vi preoccupate. Ecco, Guido di Montfort, da una lettera ricevuta da questa donna che lui ha violentato, una siciliana, una nobile siciliana che ha violentato, poi ha abbandonato, questa donna ha avuto un figlio che appunto è Arrigo, e ora in punto di morte questa donna svela a Guido di Montfort che il suo peggior nemico, il congiurato siciliano, è suo figlio, quindi ci mette un occhio di riguardo. A questo punto Montfort, che sarà un francese ma è un padre, vorrebbe riacquistare l'amore di suo figlio, ma come fare a riacquistare l'amore di un figlio di cui hai ucciso la madre praticamente di dolore dopo averla disonorata?
Oltretutto Arrigo è innamorato di Elena, anche lei nemica, quindi allevare due nemici e farne degli sposi per Montfort non è proprio l'ideale. Pure l'amore di padre di Montfort è questo, mentre contemplo quel volto amato. Thank you.
vuole sempre un po' di tempo per frenare questi crescendo fantastici di Verdi, questi crescendo insurrezionali. Gli agenti di questa fiction di Verdi, di questa rievocazione dei Vespri siciliani, ve li ho descritti: Enrico Guido di Montfort, che ritrova un figlio, avete sentito che... che melodia splendida Verdi assegna all'amore paterno. Ricordiamoci che il tema del padre è uno dei temi ricorrenti nella drammaturgia verdiana, forse il tema più importante, perché il padre è il valore della famiglia, il valore normativo della piccola e media e grande borghesia ottocentesca, che attraverso la musica di Verdi si è espressa e anche attraverso la musica di Verdi ha creato questa Italia democratica. I personaggi storicamente agenti dentro i Vespri siciliani ce n'è uno solo, Giovanni da Procida. Giovanni da Procida era nato nel 1260, era un medico salernitano, era stato medico di Federico II Hohenstaufen nello Stupor Mundi, era stato famulo di suo figlio Manfredi, forse aveva assistito alla decapitazione di Corradino a Tagliacozzo, forse aveva preso il guanto intriso di sangue del giovane Svevo, che il giovane aveva lanciato tra la gente in segno di vendetta: qualcuno mi vendicherà. Ecco, Giovanni da Procida, personaggio storico, ma anche personaggio chiave dei Vespri siciliani. Come personaggio storico, Giovanni da Procida sarà uno dei tre d'union fra la corona di Aragona e i baroni siciliani. I baroni siciliani, quando insorgono, stiamo parlando della storia vera dei Vespri, devono darsi una unitarietà, quella che poi invocava Mazzini nel suo opuscolo, perché Mazzini qui chiude dicendo: siciliani, non vivete, non operate, non fate la vostra indipendenza da soli, unitela nel contesto generale dell'Italia e poi dell'Europa. In realtà i siciliani si rivolsero agli aragonesi, a Pietro d'Aragona, re di Aragona, per avere un soccorso. Pietro d'Aragona operò in maniera molto intelligente, operò praticamente accerchiando il regno angioino attraverso un'alleanza con Michele Paleologo, mentre gli angioini avevano dalla parte loro il Papa era francese, Papa Martino, avevano dalla parte loro anche i Guelfi fiorentini. Ecco il rapporto di Dante con gli Angioi. Questa guerra fu combattuta molto in via mare e Giovanni da Procida riuscì a intessere questa alleanza con gli aragonesi. Pietro d'Aragona venne direttamente a combattere sul suolo siciliano e ottenne non poche vittorie, ma non era facile poi trasferire la libertà della Sicilia all'altra Sicilia, ecco il regno delle due Sicilie, no? Cioè al resto del territorio napoletano, in particolare la capitanata pugliese, che era una piazza forte di Carlo d'Angiò, che la fortificava contro i bizantini. I pisani, i genovesi, i ghibellini combattevano con gli insorti palermitani, c'era anche Guido da Montefeltro, a modo suo, belligerante. Voglio andare avanti con l'opera, voglio farvi sentire adesso questa porzione di presenza di Giovanni da Procida. Perché questo? Perché Giovanni da Procida è anche un nome d'arte, chiamiamo così, di un grande mazziniano, Antonio Gallenga, che è colui che avrebbe dovuto uccidere Carlo Alberto con il pugnale. Poi non ebbe il coraggio, non se ne fece niente, ma non infangò per questo il nome del vero medico salernitano, che nell'opera di Verdi ora sta tornando travestito nella sua Palermo da cui è stato esiliato e si presenta con una aria: o tu Palermo. Qualcuno dice che se Mazzini avesse mai dovuto avere un volto canoro, avrebbe dovuto essere il basso Procida. Sentite come arriva sulla marina. Ecco l'onda.
sembra il Rossini, c'è poco da fare, il Tancredi di Rossini. Oh patria cara, patria al fin ti riveggo. Ricordiamoci che anche Tancredi di Rossini riapproda alle spiagge siciliane. Ecco l'ambientazione. Se volete sentire le parole esatte di Procida, certo Mazzini non avrebbe mai detto cose così sempliciotte. O tu Palermo, terra adorata dei miei verd'anni, riso d'amore, alza la fronte tanto oltraggiata, il tuo ripiglia premier splendore. Chiesi alta a straniere nazioni, ramingai per castelli e città, ma insensibile e fervidi sproni, rispondean con vana pietà. Siciliani, ov'è il prisco valor? Gliel'ha chiesto anche Mazzini. Su, sorgete a vittoria, all'onore. Sarà molto importante Procida nell'opera, perché sarà Procida a convincere Arrigo a uccidere suo padre, come oppressore massimo dei siciliani. E soltanto all'ultimo momento Arrigo non avrà il coraggio di uccidere suo padre, e quando Elena, sussidiaria di questo omicidio politico, cercherà di sferrare una pugnalata a Monforte, sarà Arrigo a fermarla. Quindi l'amore di figlio corrisponde allo straordinario amore di padre che abbiamo sentito. Sentiamo Procida.
cadenza. Questo rivedere la patria amata, anche se oppressa. Voglio andare avanti con una cosa abbastanza, eccola, credo che sia questa, abbastanza divertente, perché si tratta di una tarantella, eccola. Visto che siamo nelle feste popolari, mi ha parlato anche Michele Amari quando ci ha spiegato che tutto avviene durante non una messa, ma l'uscita dalla messa, quando c'è questa danza collettiva di francesi e di palermitani, e forse anche in un certo senso assecondando certi postulati che Mazzini aveva espresso nella sua filosofia della musica. Dare colore locale alle opere, inserirle in un contesto geografico, antropologico preciso. E ecco una tarantella. Nella tarantella avviene questa umiliazione di queste donne francesi. Insomma, Verdi, come farà poi il balletto della Ida, i famosissimi balletti della Ida, profonde veramente a piene mani ritmi di danza in queste vespe siciliane, non solo per questa esigenza di colore locale, ma ricordiamolo perché l'opera è un grande opera per i francesi vogliono assolutamente il balletto, se no Degas come farebbe a fare i suoi dipinti sulle ballerine. Ricordatevi che Degas era un grande amico di Ambroise Thomas, ne abbiamo già parlato, Thomas, autore della Francesca da Rimini, l'epoca più o meno è questa dei Vespri siciliani. Michele mi fa cenno che noi siamo avanti un pochino col tempo, quindi potrei suonarvi, eccolo, soltanto l'inizio del preludio dell'atto quarto, quando, questa è un po' l'area del trovatore, quando i congiurati sono imprigionati e solo Arrigo non sarà decapitato, perlomeno queste sono le intenzioni di Montfort, perché è suo figlio. Ecco, questo preludio in aria. Thank you.
Ecco, qui adesso Arrigo si chiederà se comunque nell'imminenza di questa morte collettiva e i suoi due amici, la amata Elena e Giovanni da Procida, vorranno comunque riconoscerlo come amico, avendo anche loro scoperto che lui in realtà è il figlio dell'oppressore. Vogliamo andare verso la fine, Michele, che dici? Ci siamo, io ti ringrazio sempre per questa tua veramente bellissima collaborazione. Allora, siamo alla fine, il popolo comincia a insorgere, Monforte non teme la rivolta popolare, teme lo sdegno di suo figlio. E a questo punto, tralasciando Procida non gliene frega niente, congiunge le mani dei due ragazzi dicendo io vi nomino coppia, vi nomino nobil coppia. Non c'è più tempo, suona una campana, è la campana della rivolta e sarà Elena a dire tempo non v'è. Sentito in tempo ternario quello che avete sentito poi all'inizio. Era molto più efficace ovviamente nella sinfonia che non in questo finale, ma dopo quattro atti che non finiscono più, Verdi deve chiudere. Ricordiamoci che il pubblico parigino aveva un'esigenza, che a mezzanotte bisognava essere sull'omnibus, l'ultima corsa per la periferia, e quindi Verdi aveva dei tempi stretti. Se devi fare una rivoluzione, gli avranno detto gli impresari del teatro, falla breve, perché sennò il pubblico si alza e se ne va durante l'eccidio. Bene, allora vi consiglio questa lettura di questa Guerra del Vespro, perché è un libro veramente fantastico. Non leggetevi questo piccolissimo opuscolo perché ve l'ho letto io, ve l'ho spiegato io, è una invocazione di Mazzini ai siciliani insorti, i primi a realizzare nel 48 i moti di popolo che porteranno alla rivoluzione europea. Grazie a tutti, ci sarà un prossimo argomento, la prossima volta avrò un ospite, parleremo di Uguccione Ranieri Sorbello, un grande personaggio della cultura perugina che merita veramente di essere ricordato. È conosciuto perché c'è la Fondazione Ranieri di Sorbello che porterà avanti la sua eredità per tempi, speriamo, immemorabili. Ma insomma ricordiamo anche quelli che hanno operato perché questa città fosse importante. Uguccione Ranieri è stato anche, pensate, partigiano paracadutato in Liguria per la salvezza dei prigionieri. Non so se state vedendo in certe trasmissioni in questi giorni che parlano proprio del travaglio dei prigionieri alleati che fuggivano dai campi di concentramento italiani e dovevano riguadagnare le linee. Se non li aiutava nessuno non ce l'avrebbero mai fatta. Bene, grazie Michele, grazie a tutti amici, ci vediamo alla prossima lezione. Grazie.